Ciao ragazzi da Giovi 87. Siamo in Viale Virginia. Io dalle mie spalle vedrete una fermata dell'autobus. Ma non ci sono strisce pedonali. Non ci sono strisce pedonali da attraversare. Ed è molto pericoloso. Per il Giro d'Italia stiamo facendo le strade nuove. Ma per Viale Virgilio non ci sono strisce da attraversare. Quindi, quale macchine sfrecciano? Che ci vuole a mettere due strisce pedonali, visto che nessuno si muove? Guardate come strisciano, ragazzi. Guardate. E di qua c'è un'altra fermata. Non ci sono strisce pedonali. Incredibile, incredibile. Per attraversare abbiamo pregato che non ci prendevano sotto. Viale Virgilio, vicino ai giardini Virgilio. Tutti vedono e nessuno dice niente. Bella roba ragazzi, guardate. Guardate, guardate. Guardate quella fermata, strisce niente. Devi pregare solo che si fermano. Incredibile. Ormai non ci sono strisce qua. Cioè, andiamo qua. Qua c'è un'altra fermata. Adesso andiamo a vedere questa fermata. E l'autobus. C'è una cosa incredibile, ragazzi. Non ci sono strisce pedonali per attraversare. Incredibile. Guardate la fermata. Questa qua è un'altra fermata dell'autobus. Arriva l'autobus, ma se vuoi attraversare dall'altra parte è a rischio tuo, come dall'altra fermata. Come vedete c'è una persona alla fermata, ma non ci sono strisce. Per il Giro d'Italia facciamo le strade nuove. Ma per Viale Virgilio, niente, non lo so. E vabbè, vi devo dire, condividete il mio video, seguitemi sempre. Tre sono le cose, o le fate voi le strisce, o pregate, o segnalate a qualcuno. Perché è impossibile, se qualche bambino, qualche anziano deve attraversare, non può attraversare. Incredibile. Uno schifo. E poi il nostro sindaco si fa vedere solo quando c'è Emiliano per farsi vedere. Guardate. Vabbè raga, condividete questo video. Da me e senza le strisce pedonali è tutto. Vi faccio vedere ancora le macchine che sfrecciano. E come ho detto prima, per passare devi pregare che non ti prendono sotto, visto che le strisce pedonali non ci sono. Ok, ciao ragazzi, condividete. Un saluto da Giovi 87. Sempre cose strane vediamo, eh.